Amici di MS Sport, amici di MS Channel, bentrovati ad una nuova puntata di Fighters Life. Quest'oggi abbiamo l'onore e il piacere di ospitare la regina di Romagna, Simona Galassi. Ciao Simona, bentrovata. Ciao a tutti e ciao Valerio. È bello vederti, Simo. Tanto tempo che non ci vediamo. Esatto, soprattutto quello, è passato veramente tanto tempo. Allora, Simo, tu sei la prima donna intervistata per Fighters Life. E abbiamo deciso di iniziare con te perché ti consideriamo la regina, non solo la regina di Romagna, ma la regina del pugilato italiano e non solo. Ti senti un po' la capostipite di una. Delle pugilesse, delle pugili donne. Ma per forza di cose devo dire di sì, cioè, questo mi fa anche capire l'età che ho e tutta un'altra serie di considerazioni, però sicuramente sì, perché siamo appunto, sono arrivata con l'entrata del pugilato femminile in Italia, con i primi mondiali, con la prima vittoria di un campionato del mondo e con la prima, cioè la prima di tutta una serie di imprese che ho compiuto, quindi in Italia posso proprio dirlo senza ombra di dubbio che sono stata la capostipite di una serie, spero anche lunga, di successi che seguiranno da parte di altre, però quello mi è dovuto per forza di cose. Come ti sei avvicinata al pugilato e agli sport da combattimento? So che oltretutto tu hai dato una tesi nella tua laurea di scienze motorie proprio nel pugilato. Sì, esatto. Io facevo scienze motorie e mi sono appassionata di sport da combattimento proprio in quel periodo, quindi non da giovanissima. Io ho iniziato con la kickboxing in realtà, un po' casualmente, un po' perché un mio allenatore, io ho sempre giocato a pallavolo nei tempi in cui non serviva essere molto alti ancora, quindi un bel po' di tempo fa. E un mio allenatore mi aveva detto questa cosa che mi è rimasta impressa per tutta la vita, cioè che io avevo un'intelligenza sportiva, un'intelligenza come atleta che era rara, che avevano poche persone, e di coltivarla, di farci caso, innanzitutto di coltivarla. E questa cosa mi aveva messo in testa, come dire, anche la voglia di testarmi non più in uno sport di squadra, ma in uno sport individuale, proprio perché volevo capire, no, quanto questa mia capacità potesse farmi esprimere quando tutto era sulle mie spalle. E così ho fatto, ho iniziato con gli sport da combattimento, il pugilato non era neanche nella mia testa perché tra l'altro non esisteva neanche in Italia il pugilato femminile e quindi la mia passione è nata lì con gli sport da combattimento, ma è nata proprio istintivamente entrando in una palestra, guardando l'allenamento e già lì io ero già persa. Poi per fortuna effettivamente c'ero molto portata e così quando c'è stata l'occasione dei primi mondiali nel 2001, Renzini che era già si era già avvicinato agli sport al femminile perché aveva la moglie, l'ex moglie che praticava e con cui io avevo anche tra l'altro combattuto e vinto, nonostante una certa differenza di peso, di tecniche, eccetera. E lui era rimasto abbastanza colpito e seguiva molto il movimento femminile e aveva chiamato me e alcune altre esperte da ring per andare a questi primi mondiali. E lì è nata la storia del pugilato femminile, con grandi peripezie, con grandi anche storie che sembrano da film, ma effettivamente l'abbiamo vissuto in quella maniera noi. Simo, hai vinto campionati del mondo, hai vinto campionati d'Europa. Quanto ti è mancato non aver potuto partecipare, ecco, alle Olimpiadi? Anche perché all'epoca forse una Simona Galassi poteva veramente puntare a una medaglia olimpica. Ma mi è mancato tantissimo, tant'è che tutte le
Tu pensa che nel 2001, quando io parlai con una grande responsabile, che poi adesso è anche responsabile non solo all'interno dell'AIBA, ma anche dell'EBU, quindi una persona che è molto influente, già nel 2001 parlava dell'ingresso del pugilato femminile nel 2004, che poi è diventato 2008, ma che poi in realtà è slittato ancora nuovamente. Io ci ho sperato molto di poter fare quell'esperienza, non solo per la mia potenzialità di poter arrivare alla medaglia, no? E ovviamente io avrei puntato anche alla medaglia di maggior valore, però proprio perché l'Olimpiade penso che per un atleta sia il massimo, cioè vedere atleti in tutte le discipline riuniti nella stessa occasione è l'apoteosi per chi per lo sport vive, io sono una di quelle. Allora, Simo, vediamo un attimino quella che è stata Simona Galassi, pugile dilettante, che ha vinto tutto in tutte le parti del mondo. Nel tuo, tra virgolette, curriculum, una sola sconfitta? Confermi? Sì, 87 match, 86 vittorie, l'unica sconfitta è stata in una finale in Turchia, in un torneo internazionale contro la mia famosissima, perché l'ho incontrata 6 volte, la mia famosissima avversaria turca, appunto, e che in quell'occasione, tra virgolette, noi ci siamo un po' incavolati perché c'era l'idea del maneggiamento di quella finale e io tra l'altro era la mia prima sconfitta, poi avvenuta in quella maniera ci sono rimasta anche molto male. Con più in quel torneo anche la beffa che mi vollero anche prendere in giro premiandomi come migliore atleta di quel torneo, quindi darmi una sconfitta e poi premiarmi come migliore atleta, c'era il massimo dell'ipocrisia di quei tempi, no? Di quei tempi, dei tempi del pugilato in cui certe manovre esistevano e sono sempre esistite. Per cui io non accettai quella coppa, la diedi, come dire, con fair play a quella a famosa avversaria. Ma in tono polemico, lei forse non l'ha neanche capito, ma va bene così, nel senso che ci sta tutto, è successo a tutti, i grandi, come è successo soprattutto a quelli che non sono dei campioni, per cui queste cose purtroppo succedono e vanno combattute a qualsiasi livello, sia che succeda ad un Simo, campione, sia che succeda a un qualsiasi atleta che si allena e si fa un matto così per vincere quando è ora. dopo aver visto le finali olimpiche, la finale olimpica con la sconfitta di Roy Jones in casa del coreano, penso, insomma, ne abbiamo viste veramente di tutti i colori a livello di No, no, verdetti. ma ce ne sono state veramente tante, ma proprio nel corso della storia, per cui di certo non devo essere io quella a lamentarmi, anzi, forse la mia è stata meno, come dire, meno palese di tante altre che sono poi successe ad altri. Quindi una carriera dilettantistica che ti ha visto vincitrice in tutte le parti del mondo, in tutte le competizioni, poi il salto nel pugilato pro e dopo due match subito un campionato d'Europa, un pari tecnico se non sbaglio e poi hai conquistato questo titolo dopo appena altri due match, quindi al quinto match da pro e al nono match già eri campionessa del mondo. Campionessa del mondo WBC. Sì, che non è poco, voglio dire. Diciamo che il mio procuratore, che era Salvatore Cherchi, ha giocato molto la carta lei e la Simona Galassi, cioè quella che ha vinto tutto da dilettante, e mi ha permesso appunto di bruciare le tappe, come magari è successo a tantissimi altri atleti, anche a livello maschile. Pensa Vedi semplicemente Lomachenko, vedi Lomachenko. a quello che è Infatti, il mio guarda, mito, Lomachenko, che ci stavo proprio pensando, se è la nostra Lomachenko. è. Sì,
Beh sì, tra l'altro devo dire che ho fatto un po' anche il suo stesso errore, no, il stesso errore, nel senso che poi in realtà il pugilato professionistico è molto diverso da quello dilettantistico, quindi quel mio pari tecnico, che in realtà forse penso sia veramente l'unico sgarro che io ho fatto a un atleta, non io, ma che i giudici hanno fatto a un atleta che era una francese, Nadia Hochmi, che io avevo già incontrato da dilettante. E che forse in quel match meritava la vittoria, ma perché comunque ci sono dei passaggi che sono anche fisiologici, il fatto di fare le 10 riprese, di conoscere certi meccanismi a cui ho dovuto adattarmi, ci è voluto forse un po' di tempo e quell'esperienza mi è servita anche proprio per entrare nel pieno con la testa e con il modo giusto di affrontare un percorso che era completamente diverso, cioè quello del professionismo. E quindi sì, dai, insomma, è ricominciata una bella gavetta anche al di là del livello tecnico delle atlete, ma proprio sul piano della preparazione è cambiato completamente tutto. I tuoi due match con Valeria Bianchini, Stefania Bianchini. pensi, la Stefania, sì, perdonami, la Stefania Bianchini, pensi che siano state un traino importante per il pugilato professionistico femminile? Secondo me sì, secondo me assolutamente sì, almeno da un punto di vista dell'attenzione mediatica, del pathos che aveva creato, lo è stato molto. Lo rimpiango molto quel momento perché comunque eravamo due ragazze con una storia sicuramente diversa, però tutte e due con la determinazione di voler essere in cima al mondo. Quindi noi ci abbiamo messe tutte noi stesse, con le nostre caratteristiche, le nostre diversità, però anche con una certa Esatto, lealtà c'è. sportiva e quindi penso che questo abbia fatto bene al movimento, sia da un punto di vista agonistico anche di tifo, che c'è stata una grande mobilitazione sia dei miei che dei suoi fan, a tutto il movimento, insomma, ha dato luce a quei tempi, c'era la televisione Italia 1 che ci seguiva, quindi non era poco sicuramente. Nel secondo match, quello del Palalido, mi ricordo ero presente in tribuna perché era la notte in cui Fragomeni diventò anche campione del mondo. Nel match contro Rudolf Trai. C'era il doppio mondiale e mi sembra che c'era Sky che trasmetteva l'evento, il secondo match. Secondo me, non mi ricordo esattamente, ma secondo me a me sembrava che fosse, dice che Italia 1 è venuto, c'era a quello prima, quello precedente, non quello Credo di successivo, sì. non mi Credo di... ricordo. Guarda, non sono sicuro perché essendo presente al Palalido non mi sono proprio preoccupato di chi lo Di trasmettesse, però pensare a un. mi sembra di vedere che c'era la pubblicità di Sky Sport all'interno del Palalido. Però quello a cui volevo arrivare, la domanda è un'altra. All'interno del Palalido c'era una folta rappresentanza dei tuoi ragazzi, c'era una folla oceanica che ti seguiva quando combattevi. Anche in casa di Stefania, perché poi ecco, Milano è casa di Stefania. Certo, ma devo dire che il bello per me del professionismo è stato proprio questo, perché io da dilettante ho conquistato tutto e nessuno può dire diversamente, cioè nessuno può controbattermi perché il dilettantismo è unico, no? Cioè, non ci sono né federazioni né sigle, eccetera. Io quello che ho vinto era indiscutibile, proprio insovvertibile. Però l'ho vinto sempre fuori casa e quindi non ho mai, sebbene che mi sia conquistata negli anni appunto i miei tifosi, nelle varie scuderie, nelle varie nazionali, come ad esempio la Russia che mi adorava, cioè tantissime legami, no? Però non ho mai vissuto quello che è stato poi l'apoteosi per me del professionismo, cioè di avere il mio tifo con me nel momento in cui conquistavo qualcosa. Quindi la prima volta è successa a Bertinoro, quindi proprio in casa mia, io non ho dormito per 3 giorni da questa cosa che per me era così nuova e così adrenalinica.
E poi, per fortuna, che mi ha seguito un po' in tutta Italia, quando ho combattuto in Italia, e in qualche caso in piccole dosi, anche in piccoli numeri, anche all'estero. Per cui, sì, dai, è stato una grande cosa. Ho sentito veramente il pubblico proprio nel momento in cui sono passata professionista, e lo ringrazio, anche perché comunque, nonostante che la Steffi sia milanese, comunque ho tantissimi fan anche in Lombardia, cioè, nel senso, poi quello che è l'amore per il pugilato, per un atleta, è abbastanza trasversale, non è solo, come dire, locale, no? E quindi in Italia ho sempre avuto un grande seguito. Qual è stato l'incontro in cui c'è stato veramente un passaggio, soprattutto di testa, tra il pugilato dilettantistico e il pugilato pro, avendo tu fatto tutte e due le carriere ad altissimo livello, ai massimi livelli? Forse A proprio livello quelli di con la testa, Stefania? sì, in ordine cronologico, sì, nel senso che lì c'è stata proprio una preparazione così attenta, così minuziosa su tutti gli aspetti, no? Il peso, la preparazione atletica, la preparazione mentale. Quindi c'è stata un'attenzione che era proprio il non si può sbagliare niente, perché lì è dove io voglio arrivare. Quindi sicuramente sì, sicuramente quello. Una serie di difese del tuo campionato del mondo, del tuo campionato del mondo WBC, era la tua categoria che ti ha contraddistinto per tutta la carriera, quella dei pesi mosca. Poi sei arrivato al grande match, al grande evento, il match campionessa contro campionessa, regina contro regina. Sei stata contrapposta a Mariana Juarez in Messico. Sì, esatto. Io sono andata in Messico, ho fatto tra l'altro anche una preparazione là, dovendo combattere a Città del Messico in altura, quindi è stata molto dura, anche perché io quando ero lì ho fatto una preparazione abbastanza intensa. Tra l'altro feci guanti con quello che diventò poi campione, un ragazzo che diventò poi campione del mondo dei pesi mosca maschile messicano. E ho sofferto molto la preparazione in altura. Tant'è che devo essere onesta, io già venivo da una serie di rinvii, ho accettato quel mondiale e anche l'ho accettato con grande piacere dopo, penso, 9 mesi o forse di più, 10 mesi di rinvii, e quindi una preparazione buttata via una dietro l'altra. Quindi ero già in una situazione molto, da un punto di vista proprio mio fisico, di grande stanchezza. Poi questa opportunità mi ha dato una linfa, ma solo anche solo psicologica, di grande carica, di grande voglia di fare bene. E quindi, ma è stata dura comunque per fare la preparazione in altura, combattere in altura con lei, tant'è che devo essere onesta, l'ultima ripresa, io pensavo che fosse l'ultima ripresa, la nona, io ho dato tutto lì. E invece mi hanno detto no, no, questa è la nona ripresa, ce n'è una decima, ho detto ah, cacchio, adesso è un casino. Infatti l'ultima ripresa ho sofferto molto la pressione di questa campionessa, che comunque è una grande campionessa perché è veramente molto forte, soprattutto da un punto di vista sia Simo, fisico ma anche mentale. tu quel match pensi di averlo perso? Ho ancora dei dubbi su quella sconfitta, nel senso Allora, ti che dico. quando avevo lì il mio babbo e un amico e alcuni personaggi. E quando io sono scesa dal ring, mio babbo mi ha detto: non avevi perso. E guarda che mio babbo è uno che è critico con me, nel senso che quando faccio male mi dice fai male, quando fai schifo mi dice fai schifo. E tra l'altro mi si avvicinò l'allenatore della Moreno, che è poi una campionessa del mondo con cui feci a Bertinore, con cui vinsi, appunto, difesi la mia cintura WBC, e che lui mi disse: te vi ho ganà, quindi ti ho visto vincere.
Proprio nel momento in cui ero nella massima delusione, seduta sul ring, afflitta da questa sconfitta. Quindi, sai, io sicuramente ero demoralizzata da questa ultima ripresa, dove effettivamente io ho subito molto lacuare, ma tutte le altre riprese ho combattuto e alcune anche con successo, per cui non lo so, l'ho rivisto solo una volta e non sono stata lì a fare il cartellino, però a livello emotivo mi rimane un dubbio, ecco, di capire se meritavo veramente quella sconfitta o meno. Però ho anche scoperto quanto poi sia difficile in realtà andare all'estero e vincere, quindi non solo con lei, ma penso semplicemente anche quando sono andata in Germania. Forse l'ho sentita più lì, come dire, il fatto di non aver ricevuto il vero cartellino, no? Quello contro Con la Gentikian. Beh, con la che ti chiamo, esatto. diciamo, questi sono stati due match, credo, molto importanti, al di là delle sconfitte che, a mio avviso, non meritavi, ma proprio per il fatto che, erano due scontri al vertice con due, campionesse di livello mondiale, quindi una vittoria in quel caso sarebbe stata un'apoteosi proprio a livello planetario, nel senso avresti veramente unificato qualcosa di importante. Ma sicuramente, poi adesso col senno di poi, analizzando un po' quella che sono io, no? Quindi il mio esprimermi col pugilato, sicuramente lì ho peccato di quello che è penso che sia il mio pregio, ma anche in certi casi che può essere un difetto, cioè quello di voler sempre essere tecnica, bella da vedere, precisa, pulita, eccetera. Ci sono delle occasioni in cui ti devi sporcare, ti devi un po' sporcare le mani perché appunto all'estero o in certi contesti devi fare qualcosa di più che semplicemente le cose fatte nel modo giusto, cioè devi dimostrare che vuoi quella vittoria a qualsiasi prezzo. Quindi avrei dovuto anche magari snaturarmi un po' di più, però far capire di più ai giudici che volevo quella vittoria. Quindi c'ho sempre quel po' di come dire, di dire ma cavoli, potevo fare di più, potevo fare diversamente, anche se poi alla fine sono stata me stessa, ecco, quindi più di tanto, insomma, non mi posso recriminare cose. Simo, campionessa del mondo, campionessa d'Europa tra i dilettanti, campionessa d'Europa, pluricampionessa del mondo tra i professionisti. Cosa c'è ora nel tuo futuro? Ma io in realtà mi sono laureata in scienze motorie e diciamo l'attività fisica è da sempre il mio mondo, cioè quello che mi porterà avanti e mi darà da mangiare da qui alla fine dei tempi, ovviamente in maniera diversa. Adesso io non ho mai in realtà smesso di lavorare, ho sempre lavorato in palestra, in piscina, adesso da diversi anni solo in palestra. E anche quando ero atleta, comunque ho mantenuto una parte che era comunque anche il mio stipendio fisso, no? Perché comunque, se la vogliamo dire tutta, in Italia non è semplice, non è così facile mantenersi col solo pugilato. E quindi adesso quello che sto facendo è questo, cioè lavoro in palestra, mi dedico ai corsi, mi dedico al personal training, mi dedico a quello che mi piace più, cioè trasmettere agli altri tutte le mie conoscenze e le mie passioni, che non sono solo il pugilato, ma sono anche altre discipline, altre cose. Però mi piace veramente trasmettere agli altri quanto l'attività fisica, quanto l'attività non per forza agonistica, ma proprio l'attività motoria possa essere importante nella vita di ciascuno di noi. Quindi questa è la mia seconda missione, diciamo, che è più rivolta agli altri piuttosto che rivolta a me stessa. Ci può essere un futuro come insegnante di pugilato?
Quindi magari, che ne so, vederti tra qualche anno portare un atleta all'angolo per competere per qualcosa di importante, chissà. Bravo, hai detto bene, chissà, chissà, nel senso che in questo momento ho un po' lasciato l'ambiente agonistico in tutti i sensi, forse proprio anche per ritrovare la mia, cioè tu pensa che io per 20 anni, tra la kickboxing e il pugilato, io per 20 anni sono salita sul ring e ho dedicato tutta la mia vita, ma tutta, a 360 gradi, all'essere un atleta, e all'essere un atleta seria, di livello, eccetera. Quindi l'ho incanalata come teoria su qualsiasi cosa. Quindi in questo momento sto trovando un mio equilibrio che è scollegato a quello che è il mondo del pugilato, proprio perché ho bisogno di un mio equilibrio che sia più vero, no? Dove comprenda il lavoro, comprenda gli amici, gli aspetti familiari e tutto il resto. Quindi, una volta che ho trovato questo equilibrio, e penso già di essere a buon punto, penso di poter sviluppare ancora di più quelli che sono i miei interessi. Quindi non mi dispiacerebbe, arrivare anche a questo livello, cioè a trasmettere anche da un punto di vista più concreto alle ragazze che vogliono arrivare da qualche parte come io stessa volevo ottenere qualcosa, e quindi penso che sia una possibilità che nascerà nel prossimo futuro, ma se non nascerà, cioè non me ne faccio un cruccio, nel senso Sì, no, assolutamente. Era. con più leggerezza, proprio perché per 20 anni c'è stata tanta intensità che adesso voglio viverla con più leggerezza e soprattutto con più tranquillità. Il tutto deve essere un piacere, è un piacere quello di trasmettere agli altri e non più, come dire, un dovere, una forzatura o un rischiare poi di godermi meno quello che è poi la mia vita futura. Quindi adesso penso veramente a godermela, la mia esperienza, e non a subirla. Vedo dietro a te delle onorificenze nella tua bacheca. Ma in realtà io ho una stanza che è di sotto nella mia tavernetta, dove è una parete intera dove io ho appeso tutti i miei trofei più grossi. Ho un grosso quadro con tutte le medaglie appese, tutta la carriera dilettantistica appesa in un quadro, e tutte le mie cinture, i guantoni dei campionati, sono tantissimo, una parete intera appesa di cose. Questa è la mia casa, invece qui non c'è niente, se non quello che vedi, che è una pergamena che mi hanno regalato le donne di Santa Maria Nuova. Io abito in un paese piccolissimo e queste donne mi hanno fatto incidere, quindi scrivere a mano, questa pergamena che è di Madre Teresa di Calcutta, che è bellissima, che racconta quanto la dedizione, quanto la voglia, la determinazione di andare avanti con le risorse che si ha. Quindi se hai la possibilità di correre, correre; se non riesci a correre, cammina; se non riesci a camminare, usa il bastone. Ma è un grandissimo esempio di quanto le donne sulle donne investono per dire vai avanti, metti tutta te stessa con tutte le energie che hai, anche quando sono poche, però vai avanti e non ti fermare mai. Ma è una cosa molto bella, soprattutto perché è un gesto che viene dal cuore da parte delle tue concittadine, questo è sicuro. Però vogliamo anche dire che ti hanno dato l'onorificenza del collare d'oro al merito sportivo. Sì, l'ho Quanti? Per avuto. No. 3 anni? 3 anni di seguito? Sì, Tre, che racchiudevano esatto. poi i vari anni di vittorie. Ci sono stati alcuni anni in cui non hanno distribuito le onorificenze, le hanno collegate in delle sezioni, diciamo. Quindi ho avuto il Se collare e non poi il diploma d'onore anche? il diploma d'onore. Sì, ho avuto tutto. Tutto, tutto.
Ecco, anche Hai avuto quello è tutto. una delle cose che ho messo in casa, che è sopra il frigorifero. Cioè, il punto più importante della casa per me è il frigorifero, no? Dove c'è il cibo. Lì sopra c'è la prima onorificenza che ho avuto appunto dal CONI come questo grande riconoscimento, insomma, a livello sportivo. Quanto ti manca il pugilato e quanto ti manca salire sul ring, Simona? Anche perché l'hai detto tu stessa, è quello che hai fatto per 20 anni e a cui hai dato tutta te stessa per 20 anni. Guarda, ti devo confessare una cosa che sanno in pochissimi perché ovviamente non l'ho sbandierata ai 420. Io subito dopo il mondiale con la Chavez, l'ultimo che ho fatto in Messico e che ho perso, ho scoperto di avere una malattia abbastanza brutta e mi sono dovuta fermare obbligatoriamente, cioè mi hanno detto i medici o ti fermi o rischi la vita. Quindi non mi potevo allenare. Una che si è allenata per 2 volte al giorno, per 6 giorni su 7, per 20 anni è un po' difficile. E infatti non sono riuscita. Io qualche volta mi allenavo pur con grandi difficoltà anche proprio fisici, perché era impossibile per la mia salute mentale. Quindi ho fatto questo grande sforzo e per me è stato un trauma questo. Poi per fortuna mi sono operata, è andato tutto bene, ci sono voluti altri 8 mesi per recuperare la mia forma fisica e ora sto bene, no? Quindi è tornato tutto alla normalità. E mi manca tantissimo, e mi mancava tantissimo appunto salire sul ring. Io penso che nella mia vita ho sempre pensato, comunque sul ring ci salirò sempre, anche solo per giocare con i ragazzi, comunque insegno a livello amatoriale, per cui giocare per me il pugilato può rimanere un gioco, quindi è un modo di esprimermi assolutamente familiare. Poi è arrivata anche un infortunio a un dito che mi ha precluso la possibilità di chiudere il pugno e quindi lì ho detto: ma cavoli, qui cosa sta succedendo? E quindi per altri mesi ho avuto una grande difficoltà e io e il mio sparring partner di Milano, tra l'altro, che è Mirko Chiari, che è un ragazzo d'oro che è venuto da me a fare i guanti. Io sono andata da lui, ci siamo preparati spesso insieme, ci siamo dati come obiettivi, nonostante i nostri problemi fisici, quelli di ritornare sul ring a fare questa sguantata all'ultimo sangue. E io non ho abbandonato questa idea nonostante tutto, cioè nonostante che siano mesi ormai che non salga sul ring per fare i guanti, e nonostante che abbia una mano che non si chiude bene, però già inizia a farmi meno male, quindi io ho detto fra un po' sono pronta, cioè io vado e lo farò lo stesso. Quindi sono sicura che sul ring ci salirò ancora, anche solo per giocare, per divertirmi, perché comunque quello che ti dà il pugilato quando sei dentro al ring non te lo può dare nessun altro sport, io lo so bene che ne ho fatti tanti, quindi non lo abbandonerò mai da quel punto di vista. A chi devi dire grazie, da un punto di vista del pugilato, ovviamente? Ma mi sento di dire grazie, primo la mia famiglia, perché non mi hanno mai detto no, nonostante che avessero magari paura, no, nel mandarmi in un'esperienza tale, però mi hanno sempre detto: fai con coscienza quello che ti va di fare, quello in cui credi. E quindi devo dire veramente grazie a loro come proprio principio, come mi hanno spinto e mi hanno lasciato andare verso la mia strada, che poi effettivamente si è rivelata la mia vera e propria strada, il mio futuro. Devo dire grazie ai miei allenatori. Nel succo proprio principale a Bergamasco e a Nati e a Duran, che sono stati i 3 cardini della mia evoluzione nel pugilato. E poi devo dire grazie a me stessa perché sono stata una testona, io ho capito veramente di me cose che altrimenti non avrei mai scoperto, una grande capacità di determinazione, una grande
determinazione, proprio una resilienza, una capacità di sopportazione tremenda. Cioè, io ho capito veramente tantissimo e devo dire grazie a me stessa per tutte quelle volte in cui ho detto: ma chi te lo fa fare? E poi ho detto: no, no, ma io lo faccio perché io ci credo, cioè lo faccio per me stessa, quindi devo credere, devo andare avanti nonostante tutte le difficoltà. E quindi diciamo che ti ho fatto il sunto ben dettagliato, ben districato delle varie cose. E per ultimo, tutti quelli che mi hanno supportato, e sono stati tanti, appunto, i miei tifosi che ancora oggi mi sono vicini, nonostante sia passato tanto tempo. Io infatti dico: ma cavoli, ancora, no? Mi fanno i complimenti, mi parlano, mi scrivono e dico: è bello, perché comunque io non l'ho fatto per questa cosa, però aver trasmesso agli altri queste cose positive, questi stimoli positivi sono cose belle, insomma, che vengono in più di quel che avevi preventivato, ma che sono molto importanti. E noi, a nome di tutti gli appassionati di pugilato, ringraziamo te per tutte le vittorie che ci hai regalato, per tutti i campionati, per tutti i titoli mondiali, ma soprattutto per tutte le emozioni che ci hai trasmesso dal tuo ring. Quindi grazie, grazie, grazie Simona Galassi, la nostra regina di Romagna. Grazie a voi e un bacio a tutti, vi ringrazio. Amici di MS Sport, amici di MS Channel, vi abbiamo raccontato la storia della nostra super campionessa Simona Galassi. Vi invitiamo a rimanere con noi e a sostenerci perché Fighters Life is the next generation of fighters. Ciao Simo, ci sentiamo presto. Un bacione grosso. I hear a lot of talk about old-time great fighters. I hear people say that Joe Louis, Jack Dempsey, Jack Johnson, Jim Jeffries, and all of them would have annihilated the likes of myself, Muhammad Ali. After watching these films, watching their opponents, watching their styles, watching how they fought, watching their footwork and their speed, and my critics will admit that I am the fastest heavyweight in the history of boxing with feet and hands. It may come as a shock to you, but I say that I would have beat every heavyweight that ever lived before me.